l'essere totalmente immerso nella natura e seguire i ritmi delle stagioni. Vivere continuamente il presente in modo molto forte ti riporta a grandi emozioni che ti riempiono nel niente, in mezzo a un campo dove non hai niente, ma hai tutto. E quindi questo per me è il senso della vita ed è quello che ho voluto trasmettere ai miei figli, che ho letteralmente partorito sul campo e cresciuto sul campo, fino a che poi non si sono affacciati anche loro alle loro diversificate realtà. Ho 4 figli, ciascuno fa una cosa diversa. Non dico che tutti devono fare i pastori e vivere nella natura, però dico che ciascuno di noi dovrebbe ritornare a questo collegamento che è dentro di noi. Ciascuno nei propri tempi, in base al proprio lavoro, però ciascuno di noi dovrebbe riprendere un attimino il collegamento con casa nostra, la nostra vera casa. In un mondo in cui solitudine e rassegnazione sono ai massimi termini, ci sono supereroine, supereroini, cioè delle persone, delle realtà, che cambiano l'oggi e quindi il domani. A Bernardolandia! C'è questo canale, si parla di questo nuovo mondo, fatto di ecologia, solidarietà e bellezza! Viva! Viva! Ciao! Ciao! Come ti chiami? Mi chiamo Pamela Maggioni e sono un'allevatrice transumante. Io sono appunto allevatrice di ovi, caprini ed equidi e questo è il gruppetto di mamme che ha partorito tutte insieme. Io non avendo appunto un appoggio stallino, perché appunto l'allevatore transumante non ha una stalla di riferimento, ma ogni giorno cerca l'erba, nel mio caso attraversando 2 regioni, Friuli e Veneto, e quindi quando nascono troppi agnelli tutti insieme, per forza bisogna dividere le mamme. Uno deve restare dalle mamme, pascolare le mamme, seguire bene la crescita degli agnellini, vedere che le mamme vogliano bene all'agnellino, che li allattino, quindi che vada tutto bene. E mentre invece il gregge, che è molto più numeroso, dove ci sono anche asini e cavalli, è dislocato, è un po' più indietro rispetto alla tabella di marcia. Quando mangiando da prato in prato arriveremo qua, riuniremo tutto e a quel punto gli agnelli saranno forti per poter proseguire e seguire il gregge. Quindi là ho mio figlio e un operaio a guardare il gregge. La transumanza è un continuo spostamento del pastore insieme ai propri animali, quindi della famiglia pastore-animali, alla continua ricerca di pascoli freschi. La transumanza è patrimonio UNESCO, quindi parliamo di qualcosa che è veramente insito nella nostra cultura e che va assolutamente valorizzato e andrebbe supportata invece di continuamente metterci i bastoni fra le ruote nella prosecuzione di questa attività. Io sono nata da un padre macellaio e una madre che lavorava al CRO di Aviano, quindi in ospedale in sala operatoria, quindi non c'entro niente, anzi sono stati 2 genitori fantastici, però non era proprio nei loro piani di avere una figlia che facesse questo tipo di attività e infatti non mi hanno aiutata. Non credevano in questa attività, ma proprio perché non conoscevano tutto questo mondo. Invece per me è stata una passione irrefrenabile. Diciamo che fino a tarda età non sapevo neanche cos'era un animale, perché nasco come con un'asma terribile e quindi i miei, per la mia tutela della mia salute, mi hanno sempre tenuto un po' in una campana di vetro. Ero allergica a latte, uova, graminace, polvere, un sacco di cose, avevo attacchi d'asma veramente importanti e quindi mi hanno tenuto ben lontana da tutto quello che è la realtà agricola. Quando ho finito le superiori e ho deciso di andare all'università più che altro per farli contenti, ho scelto scienze naturali e lì ho scoperto questo mondo che era il mio mondo e non ho potuto fare a meno di iniziare una carriera che poi è diventata carriera dopo 15 anni, perché appunto senza appoggio di nessun tipo ho preso 10 pecore, un montone, e piano piano sono arrivata
a trasformare questa attività in un vero e proprio lavoro, però c'è stato proprio un lungo periodo di tempo per riuscire ad attuarlo. Nel momento di passaggio da essere una ragazza normale che studiava all'università, fra virgolette, e che comunque faceva tutto questo per fare contenti i genitori e per rispondere alle esigenze di una società che ti vuole in quel modo lì, sono entrata in crisi e ho passato un periodo nel bosco che per me è stato importantissimo. Mi ha proprio fatto ripartire da un'autostima, ho iniziato a volermi bene, ho iniziato ad apprezzarmi. Perché? Perché da ritrovarmi in una casa sepolta dalla vegetazione e completamente crollata, c'erano solo quattro angoli, piano piano, con l'aiuto del mio ex compagno, abbiamo ripulito tutte queste macerie cadute all'interno, abbiamo filtrato la sabbia più grossa, la sabbia più fina, piano piano abbiamo tirato sulle pareti, col bosco di castagno abbiamo fatto i travi per il tetto, abbiamo ricostruito un rudere abbandonato, fatto l'orto, vivevamo appunto di quello che si produceva, farina di castagne, avevamo l'essiccatoio, si faceva la farina di castagne, appunto l'orto, capre, quindi latte, formaggio, ricotta, qualche capretto ogni tanto, galline, conigli, erbe selvatiche, e lì sono nati due dei miei figli. Lì proprio, in cima a questa collina, a 1000 metri, sono nati proprio in armonia con tutto quello che circondava. Infatti la mia prima figlia si chiama Castana, proprio perché è nata in mezzo al castagneto. Finché ero giovane e vivevo in mezzo al bosco con i figlioli piccoli, avevo un numero ristretto di animali, facevo l'orto, raccoglievo le castagne, ripeto, ero autosufficiente a livello alimentare, non c'erano i soldi di mezzo ed era bellissimo. E dicevo, guarda che bello, la vita sarebbe così semplice. Nel momento in cui i figli iniziavano a crescere, ho capito che per loro avrei dovuto offrirgli la possibilità di scegliere, non potevo obbligarli a fare la mia stessa vita, e quindi sono entrata, diciamo, a regime di guadagno per loro, perché è giusto, è dovere di un genitore affiancarli e sostenerli nell'attività che è la loro missione della vita. Appena ho visto una ventina di capre, la prima volta che ho visto degli animali che mi venivano contro, venivano verso di me e mi hanno circondata, io ho sentito dentro di me che si è acceso proprio una luce, un fuoco, e quel fuoco mi stava dicendo, questa è la tua vita, vai con loro, e questo letteralmente è quello che ho fatto. Ovviamente non puoi essere allevatore se non sei capace anche poi di selezionare il tuo gregge, oppure lo puoi fare solo nella fantasia, nelle favole che racconti ai bambini, ma non è realtà, perché nel momento in cui nascono degli agnelli, dei capretti, dei vitelli, mettiamo che sono 50% femmine e 50% maschi, le femmine le puoi tenere tutte, ma i maschi finirebbero o per dividere il gregge, perché fra di loro poi non vanno d'accordo, si ammazzano letteralmente a testate. Non può coesistere un branco pieno di maschi, lo vedi anche in natura, che si avvicinano nel periodo degli amori, ma poi le femmine stanno per conto loro e i maschi si dislocano oppure si dividono a gruppi, no? Quindi è il primo compromesso da accettare. E se una persona è adulta e vive nella realtà, sa che per ogni cosa devi accettare un retro della medaglia che non ti piace. E in questo lavoro è tosta, ma io prima di dire ok, ho capito che io sono una pastora dentro e voglio tradurlo in realtà, perché questa è la mia missione in questo mondo, nel momento stesso in cui ho realizzato questo, ho capito che prima ancora di iniziare ad avere animali dovevo essere capace di accettare quest'altro aspetto. E ovviamente non è bello, ovviamente c'è un qualcosa di interiore che sta male, però è l'unica via percorribile, e di conseguenza ho imparato a farlo, ho imparato ad accettarlo. E anzi a rendere grazie, a ringraziare e a essere felice del guadagno che ricavo, che mi permette di mantenere i miei figli. Noi siamo molto legati agli elementi della natura, quindi siamo
nel bene e nel male siamo legati a questi. La difficoltà può esserci che appunto ci sono dei vincoli che non possiamo passare delle zone sic perché hanno deciso che lì le pecore fanno danno, fra parentesi, dove poi ci passano i carri armati per le esercitazioni militari e ci sono anche depositi di amianto, ma noi invece diamo fastidio agli uccelli, agli animali selvatici, tutti i controsensi green di questa era moderna. E allora abbiamo fatto il permesso pagando fior di quattrini per avere l'autorizzazione a attraversare la grava, piove, la grava si riempie di acqua, non passi più, ti ritrovi al di qua della sponda senza erba, devi passare di là, non puoi perché c'è l'acqua, ti tocca fare chilometri e chilometri di asfalto per raggiungere il lato opposto. Magari invece riesci a attraversare in un punto e la forestale si arrabbia, ti fa le multe perché invece di passare dove avevi indicato sei passato qualche centinaia di metri più avanti. Le difficoltà sono tantissime. Quando passi sull'asfalto sporchi. Quindi c'è quello che capisce e c'è quello che ti manda i vigili e devi pagare la pulizia della strada. Le difficoltà sono immense con questa attività. E poi c'è la difficoltà di essere sempre a cielo aperto. Quindi naturalmente i tempi per lavorare durante l'inverno sono ristretti perché le giornate sono corte. Gli agnelli quando nascono devi trovare sempre, magari se c'è una burrasca, i punti riparati per riuscire a stare un po' più protetti. Per lo più le difficoltà sono queste. E quando vivi giorno e notte con gli animali e la tua felicità dipende da quanto loro hanno mangiato e da quanto stanno bene, ovviamente ne esce fuori un rapporto incredibile. Cioè io ho passato l'estate a dormire per terra insieme a loro a 2000 metri anche sotto le burrasche per difendere dagli attacchi dei grandi carnivori. Sono un po' come i tuoi figli, sai che sono esseri viventi sotto la tua responsabilità e quindi ti senti di proteggerli e di far sì che abbiano tutto quello che gli serve. Quando siamo in montagna è tutto diverso perché non hai strade che per raggiungere il gregge, quindi devi camminare tanto, portarti il peso o sulle spalle oppure come faccio io, mi faccio aiutare dal cavallo caricato col basto, caricato con la spesa, con il mangiare per i cani, il sale per le pecore. E le notti sono una tragedia perché in montagna siamo bombardati dai lupi, quindi... E io sono fortunata che non ho ancora visto l'orso, ma ho colleghi che hanno avuto danni anche da orso. E quindi passi le nottate fuori e posso dirlo con fermezza che anche in estate a quell'altitudine fa freddo, piove, ci sono le tempeste, ti ritrovi magari che per avere un po' di ricovero metti la tenda, te la trovi distrutta in piena notte e per lo più sei fuori con la pila a aiutare i maremmani o gli abruzzesi o il cangalo, quel che sia, a proteggere il gregge dai lupi perché sono furbi, attaccano da più lati e quindi la montagna è dura. Come dicevano una volta, si sa quando in quanti sali ma non sai in quanti scendi, è come una guerra quando vai in montagna. Tanto è meraviglioso perché ci sono poi spettacoli incredibili, quest'estate ho visto gli stambecchi, prati di stelle alpine, ti tremano le gambe dai paesaggi che vedi e ti sembra di essere dentro un quadro, dentro una cartolina, però poi ti svegli subito e capisci che in realtà quando le notti le passi sparando petardi, cercando in tutti i modi di difendere il gregge dai lupi, è difficile. Non è per tutti, non è facile. Cercate il vostro sogno e cercate in tutti i modi di realizzarlo perché è possibile. La felicità è questo, fare la vita che ognuno ha dentro, realizzarla, metterla in pratica. Perché se uno nasce in un modo, può essere felice solo se diventa quello che è. Altrimenti sarà sempre una lotta fra quello che sei e quello che vuoi essere per far contenti gli altri e questo non ti porterà mai alla felicità. Ecco, quindi quando mi dicono come fai nonostante tutte queste difficoltà, magari mi trovano sotto il diluvio ancora che sorrido, che sono felice nelle difficoltà, per questo, perché le difficoltà ci sono e vanno superate, ma la forza per superarle ce le hai se sei sereno e la serenità deriva dal realizzare quello che sei. Anche se sei controcorrente, bisogna avere il coraggio di farlo.
Ciao amiche e amici, appaio così dal niente per ricordarci che l'obiettivo di questo canale è quello di mostrare la bellezza e la diversità del mondo, facendo vedere le opportunità diverse che ci sono rispetto a quelle standard, dall'eremita che vive isolato, alla vita comunitaria in un ecovillaggio, fino al viaggiatore. L'obiettivo non è dire ciò che è giusto ho sbagliato, sarebbe presuntuoso e superficiale, anche perché ognuno, come giusto che sia, ha le proprie idee. Io, ad esempio, sono vegetariano da 10 anni e sono stato vegano per 9 anni, ma credo che anche questa scelta, come altre, non rispettino i canoni di tutte e tutti. Però ecco, l'obiettivo di questo canale è ricordarci che se può fare, che ci sono coordinate di vita, di lavoro diverse.